Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco. Giampaolo, ma in questo periodo estivo, no, molti ascoltatori ci hanno chiesto: ma che cosa devo leggere? Cosa posso leggere sotto l'ombrellone? Ma non abbiamo qualche consiglio da dare ai nostri ascoltatori? Io posso proporre un libro che amo molto e che riprende un tema di cui abbiamo parlato anche nelle nostre puntate di Alla ricerca dell'anima. Specificatamente ne abbiamo parlato con Giuseppina Tazzioli, mi ricordo, ma l'abbiamo accennato anche in altri momenti, che è quello del bimbo interiore, un tema molto molto caro a tutti quelli che si occupano di crescita personale. E vi propongo un bellissimo libro, perché molto ben fatto, molto chiaro, semplice ma esaustivo, di una psicologa che lavora in Germania, si chiama Stefanie Stahl. Il libro, edito da Macro Edizioni, si intitola Chi ha spento la luce, e il sottotitolo è Illumina e guarisci il tuo bambino interiore e ritrova autostima, fiducia e relazioni felici. È un libro che appunto analizza, spiega e ci fa entrare nel mondo del bambino interiore, e poi propone anche esercizi di visualizzazione per andarlo a incontrare. È un libro di chiarezza straordinaria e lo trovo uno strumento agile ma significativo per affrontare quella parte di noi che va bene per approfondire, ma ha la necessaria leggerezza per poter essere letto anche in questo periodo di vacanze. Molto bene. E invece io a questo punto, se mi permetti, consiglierei un paio di audiolibri, visto che ci siamo, perché sotto l'ombrellone ci si può anche mettere le cuffiette e ascoltare un bel audiolibro, e nello specifico ne consiglierei uno per cui ho un certo interesse perché l'ho realizzato io, che ho realizzato io. Il primo è Segreto di famiglia di Giampaolo Del Bianco e Simona Barberi, che, come tu ben sai, affronta proprio appunto il tema del segreto di famiglia, inteso come fatto tramandato da una famiglia, e su come questo possa incidere sulla nostra vita, sulla nostra psicologia, sul nostro modo di affrontare poi la vita. Ed un altro è Prigioni di Igor Sibaldi, che fondamentalmente parla di parole e di come certe parole ci imprigionino in un determinato modo di vivere, e quindi come uscire da queste prigioni. E questi, insomma, erano i due consigli abbastanza interessati anche da parte mia, ma non solo per interesse quanto perché sono veramente due bei libri. Poi però a questo punto mi permetto di consigliare un ulteriore audiolibro o anche libro, che è La porta del mago di Salvatore Brizzi, perché trovo che sia sempre una buona lettura per intraprendere anche un po' un percorso alchemico. Sono assolutamente d'accordo, e comunque la cosa realmente importante è dire e dirci che è proprio importante avere a che fare con i libri, sia leggerli in forma cartacea che ascoltarli in forma di audiolibro, adesso che si può, soprattutto quando sono letti con competenza come fai tu, ma leggere, incontrare il libro, perché i libri sono dei grandissimi terapeuti, degli amici favolosi, e è un'esperienza sempre trasformativa. Quindi in questo periodo dell'anno, in cui forse abbiamo più tempo o ci sentiamo meno in colpa a prenderci il tempo, diciamo così, per dedicarci a noi stessi, ricordarci di incontrare i libri vuol dire incontrare dei terapeuti
incredibilmente efficaci. Ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco.